Il cane e l'asino. Un giorno un asino camminava portando legato alle bisacce il cane del padrone. Arrivato vicino ad un piccolo campicello che abbondava di erba fresca, si fermò a mangiare. Il cane, che aveva una gran fame, gli disse: «Abbassati un poco, affinché io possa prendere un po' di pane dalle bisacce». L'asino non si commosse a quella preghiera. Ma alle insistenze dell'altro rispose: «Oh, non mi seccare. Aspetta finché si sveglia il tuo padrone che ti darà il pane che vuoi». Il povero cane dovette aver pazienza, ma giurò di vendicarsi. Poco dopo comparve un lupo affamato, che vedendo quel somaro senza la guardia di nessuno se ne rallegrò. L'asino, impaurito, chiamò in aiuto il compagno, ma questi gli rispose di aspettare fin quando si fosse svegliato il padrone. Il lupo si avventò contro di esso e lo sbranò. Il cane, che avrebbe potuto aiutarlo, non lo difese per punire la sua cocciutaggine.